Sapete che cos'è questo? Questo è un decreto ministeriale, un decreto del Ministero dell'Ambiente. È un decreto mio. L'ho appena firmato. A cosa guarda questo decreto? Questo è il decreto sui siti orfani. Allora, il primo elemento qual è? Ma cos'è un sito orfano? Un sito orfano vuol dire che è un posto d'Italia, tanti posti d'Italia, purtroppo, che non sono siti di interesse nazionale, non sono siti di interesse regionali, dove però l'ambiente è stato aggredito nell'acqua, nel terreno, è stato rovinato e ancora nessuno ha affrontato la bonifica. Orfani proprio perché sono figli di un Dio minore. Bene, allora a questo punto noi ci siamo inventati letteralmente una nuova categoria giuridica, abbiamo fatto approvare una legge in questo senso e adesso ne la applichiamo concretamente. Oggi, finalmente, dopo tanti anni, la Repubblica Italiana riconosce che ci sono dei luoghi abbandonati sui quali intervenire per bonificarli, oltre i siti di interesse nazionale e i siti di interesse regionale. Oggi c'è la terza categoria, i siti orfani. Ognuno di voi, ma tanti comitati, tanti cittadini mi hanno scritto in questo tempo in cui io sono ministro dicendo ma io vedo che c'è un sito, nessuno fa niente, ma com'è possibile? Ma lo Stato dov'è? Il comune dov'è? La regione dov'è? Era probabilmente un sito orfano. Bene, allora noi l'abbiamo firmato, io l'ho firmato dopo aver negoziato con le regioni, quindi tutte le regioni d'Italia, e attribuendo alle regioni la competenza di individuare, per il principio di prossimità territoriale, cioè sono più vicina a casa di ciascuno dei cittadini italiani, di individuare esattamente questi siti dove sono. Noi li abbiamo configurati, ma non è sufficiente, noi abbiamo voluto anche andare oltre. Gli abbiamo dato le risorse economiche, perché li individui, sai che esistono e poi non puoi fare niente perché ti mancano i soldi. No, io ho firmato un decreto di poco più di 105 milioni di euro per poterli bonificare. Abbiamo ripartito già queste risorse, quindi nemmeno stanno lì, ma le abbiamo ripartite assegnandole a ogni regione d'Italia. Ogni regione vuol dire che sono dovunque, non sono in una regione e non in un'altra, e le due province autonome. Oggi, finalmente, i presidenti di regione e i presidenti delle due province autonome possono intervenire, hanno il profilo giuridico, l'ho firmato, gli ho dato i soldi, ma devono bonificarlo. Ecco perché ve lo comunico con tale soddisfazione, perché è una grande conquista della Repubblica Italiana. È il modo per affrontare le bonifiche fino in fondo. Voi sapete quanto io ci tengo alle bonifiche. Sapete che ho ristrutturato il Ministero dell'Ambiente al punto tale da aver fatto una direzione generale proprio e solo per le bonifiche, perché è il grande buco nero d'Italia ambientale. Bene, abbiamo attivato dopo, non so, credo quasi 30 anni le bonifiche di Caffaro. Stiamo definendo quelle di Priolo. Ne abbiamo e altre ne stiamo attivando, quindi stiamo facendo un lavoro tremendo, grosso, gigantesco. Stiamo stressando molto il sistema anche delle bonifiche dei siti di interesse regionale, pur non avendone competenza noi, stiamo chiedendo alle regioni di accelerare, ci abbiamo messo le risorse. Io questi terreni da bonificare li ho vissuti in prima persona, io ci sono andato dentro in quelle discariche, le ho viste. Sono sceso in taluni casi a meno 20 metri, a meno 12 metri, insieme ai miei uomini, prima di diventare ministro, respirando quella malefica aria. Perché? Perché bisogna starci dentro per capirle certe cose. Io le ho vissute tutte quelle cose. Adesso era il momento di trovare le soluzioni. Se l'abbiamo incominciato finalmente a vedere la luce per i siti di interesse nazionale, adesso è il momento di dare una risposta ai siti orfani, a quelli che di cui non si trova più il colpevole, ma non è perché non si trova il colpevole possono rimanere così.
possono continuare a inquinare perché non ho trovato il colpevole. Ok, a volte risalgono a 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa. Se n'è persa memoria giuridica, il che non vuol dire che se n'è persa memoria ambientale. Quel territorio va salvaguardato per la vita nostra e delle nostre famiglie. Oggi c'è l'opportunità. Oggi ci sono, c'è il profilo giuridico che ho firmato e ci sono i soldi. Adesso la sfida è risolvere la questione, ma noi abbiamo creato, costruito le condizioni per poterlo fare. Un anno brutto per tanti motivi che voi potete immaginare, ma si apre con uno spiraglio di ottimismo. Possiamo fare belle cose nel 2021. Adesso partiamo. E con questo augurio che io apro il cuore a voi a dire a tutti voi, alle vostre famiglie, buon 2021. Partiamo insieme. Noi insieme ce la possiamo fare. Grazie a tutti.